Pensavamo tutti che si sarebbe chiamata Q4 e invece si chiama Q3 Sportback, la variante più sportiveggiante del SUV di Audi, che viene svelata in anteprima internazionale qui a Francoforte 2019. In realtà però ormai sappiamo già tutto, perciò vi rimando all'articolo che abbiamo pubblicato su motorone.com, dove trovate le motorizzazioni, i prezzi e tutti i dettagli. Ora però lo andiamo a vedere dal vivo. E immersa tra le tantissime novità di Audi a Francoforte 2019, la Q3 Sportback, che scelgo di farvi vedere prima di tutto dal posteriore, che è la parte che cambia di più, ma in realtà dire così è un po' riduttivo, perché già dal montante anteriore, dall'inclinatura del parabrezza anteriore, che cambia tutto, perché ha una linea molto più sinuosa discendente verso la coda e il tetto è più basso di 3 centimetri, e poi guardate quanto è inclinato questo lunotto, e la coda chiaramente è tutta diversa. Tra l'altro questa cura stretching ha portato anche a un allungamento di 1,5 cm della carrozzeria, mentre una cosa che non cambia è la lunghezza del passo, e questo significa che l'abitabilità posteriore promette di essere la stessa della Q3 che già conosciamo. E poi con questa sagomatura del cielo, la testa di chi siede dietro non soffre tanto del fatto che appunto ci siano 3 cm in meno di altezza. Un altro valore che non cambia è quello del bagagliaio. Vi faccio vedere prima l'effetto di questa coda sportiveggiante. Siamo a quota 530 litri, quindi un valore di tutto rispetto, un vano profondo molto ben regolare, che soffre soltanto quando poi si vanno ad abbattere i sedili della seconda fila, con ripartizione 40-20-40 come potete vedere, e in questo caso si perde circa un centinaio di litri rispetto alla versione SUV tradizionale, però diciamo che tutto sommato non ci si può affatto lamentare. Questo è soltanto un assaggio dell'abitacolo della Q3 Sportback, perché non mi dilungo, visto che è identico a quello della Q3 che già conosciamo, anche se la dotazione di serie è più ricca. Vedete la strumentazione digitale, il virtual cockpit di serie da 10 pollici, poco più di 10 pollici, ma può arrivare fino a 12, ma più in generale è tutta la dotazione di serie di questa Q3 Sportback a essere più ricca, comprende tanti dispositivi di ausilio alla guida oppure sistemi di connettività. Delle motorizzazioni, perlomeno quelle disponibili al lancio, sappiamo praticamente tutto. Si tratta di un 2000 TDI, quindi il turbo diesel declinato in due versioni, 150 o 190 cavalli, in questo caso con cambio automatico e trazione integrale 4, oppure con un benzina, sempre un 2000 TFSI da 230 cavalli, anche questo con trazione integrale e cambio automatico. Ma più avanti arriverà una interessante versione mild hybrid che combina appunto un sistema da 48 volt, ormai come siamo abituati, a un 1500 TFSI, quindi il benzina 4 cilindri da 150 cavalli. Molto interessante, ma dovremo aspettare ancora un po' di tempo per provarlo. Nel frattempo sappiamo già i prezzi della Q3 Sportback, che partono da circa 41.000 euro e vanno a salire, quindi c'è una forbice di circa 3.000 euro con superiore rispetto alla Q3 normale. Io vi rimando a questo punto a motorone.com, perché trovate tutte le foto, tutti i dettagli tecnici, i prezzi e tutte le motorizzazioni.